Va bene, proviamo a iniziare anche questo lunedì, cimentandoci con un altro esercizio simile esame, no? Ormai le parti di esercitazioni cerco sempre di incapsularle o rivestirle nella stessa forma che vi troverete all'esame, quindi anche preparando lo stesso tipo di materiale, punto di partenza. Allora, e cerchiamo anche in questi esercizi simili all'esame che faremo di spaziare un po' tra le varie tipologie, no? Di tipi di, diciamo, problemi da risolvere, che ovviamente usano sempre gli stessi ingredienti ma in modi diversi. E nello stesso tempo ci stiamo un po' ripassando e ricostruendo i modi di accedere ai vari dataset, no? Benchmark che abbiamo usato durante il corso, che poi saranno, come dicevo, gli stessi che useremo all'esame, perché poi cambierà il problema applicativo, ma i set di dati o saranno esattamente gli stessi o cambierà pochissimo rispetto a quelli che abbiamo già visto. Allora, quello che vogliamo fare questa volta è più semplice da spiegare. Dice, parte dall'elenco delle parole della lingua italiana che già conosciamo nel database dizionario. Devo trovarne uno migliore perché quello contiene, e lo vedremo se riusciamo a finire l'esercizio oggi, contiene tante parole veramente stupide, cioè, che io non ce l'avevo, non so perché siano lì dentro, ma vabbè, diciamo, è una risorsa che ho trovato. Se trovate risorse migliori in termini di elenchi di parole vere italiane, fatemelo sapere che vediamo di importarle nel formato, in questo stesso formato, in modo da poterle utilizzare. Quello che vogliamo fare è realizzare un'applicazione JavaFX la quale, partendo da una disposizione di 16 lettere alfabetiche su una griglia 4x4, e qualcuno riconoscerà vagamente un gioco noto, sia in grado, quindi partiamo da una disposizione di lettere su una griglia, l'applicazione deve essere in grado di determinare quante e quali parole del dizionario siano presenti sulla griglia. Quindi, supponendo che il dizionario sia esattamente quello corretto e completo, come fare a stravincere Razzle praticamente, no? Nel senso che inserendo questa griglia mi dà esattamente tutte le parole. Le parole, quindi parole presenti nel dizionario che siano costruibili sulla griglia, e poi spiega per chi non lo sa ancora che le parole devono essere costruite partendo da una lettera della griglia, muovendosi sempre su lettere adiacenti e adiacenti nelle 8 direzioni, senza usare nessuna lettera più di una volta. Quindi in questo caso si può fare bei, no? Oppure belo, come voce del verbo belare, muovendosi su questa griglia. Ho messo le prime 16 lettere dell'alfabeto, quindi non è nulla di particolare. Questo programma che cosa permette di fare? L'utente può inserire manualmente le 16 lettere nelle 16 caselle, quindi posso inserire la mano di gioco nel mio programmino, oppure richiedere che esse vengano girate casualmente con il bottone random che ho messo qua. Quando invece l'utente preme il bottone search, il programma dovrà stampare nell'area di testo sottostante, che c'è qua sotto, qui l'ho caricato a mano, non è l'output del programma. Il programma dovrà stampare nell'area di testo sottostante l'elenco di tutte le parole appartenenti al dizionario e presenti sulla scacchiera. E poi la sottofrasetta che dice usiamo le classi Bing e DAO che sono già presenti, e anche l'FXML, no? Che sono già presenti nel progetto Eclipse da cui partiamo. Quindi questo è un problema che si può risolvere, vabbè, a parte la parte di infrastruttura collante, quello di avere le caselle di testo, poterle modificare, fare random, eccetera, questo è parte di interfaccia, ma pensiamo al problema vero algoritmico che sta dietro il search. Si può affrontare in due modi radicalmente diversi. Il primo è partire dal dizionario, il secondo è partire dalla griglia. Partire dal dizionario significa che quando l'utente preme search, qualunque sia la griglia, io mi prendo il mio dizionario di 600.000 parole, una dopo l'altra, provo a vedere se ci stanno sulla griglia. Prendo la prima parola che è AA e vedo, c'è sulla griglia? Sì, no.
Seconda parola, non so quale sia, AB, c'è sulla griglia la 130 millesima parola che sarà elefante, c'è sulla griglia sino. E quindi ripeto 600.000 volte la procedura di cercare se su questa griglia esiste una determinata stringa. Ok? Procedura che dovremmo implementare in modo ricorsivo, è una semplice procedura di ricerca in un albero, beh, in realtà non è un albero, è un grafo, che è il grafo composto dalle adiacenze di queste caselle. In questa griglia non c'è problema, nel senso che una parola se c'è o c'è o non c'è, il problema della ricerca nasce nel momento in cui tu hai sulla griglia delle lettere ripetute. Cioè, se la mia parola è elefante e ho una E, ho due lettere E sulla griglia, dovrò provare a vedere se c'è elefante partendo dalla prima posizione, la prima E, oppure partendo dalla seconda E. Peggio se tra le due E, guardate qui c'è una E e una L. Supponete che ci sia un'altra E qua. Allora io dovrei provare EL, vedere se continua con la E dall'altra parte, oppure prima o poi dovrò anche fare l'altra ricerca inversa. Quindi ci sono dei casi, diciamo, normalmente quando io provo a partire da una casella e andare e cercare il proseguo della parola corrente, muovendomi sulle caselle vicine, troverò muri che mi sbarrano la strada. Dico, no, no, nessuna delle otto lettere che ho adiacenti, o meno di otto se sono vicino ai bordi o se alcune caselle le ho già usate, ma nessuna di queste contiene la lettera che cerco e mi fermo. Il problema nasce quando più di una contiene la lettera che cerco. Allora devo provare prima una e poi l'altra, perché non posso sapere, no, quale sarà quella che eventualmente mi porta alla parola completa. Farà un piccolo problema, una piccola procedurina ricorsiva. Una piccola procedurina ricorsiva che potenzialmente ha un grado di ricorsione, una profondità di ricorsione pari a 16, perché al massimo arrivo a toccare tutte le caselle, un grado di branching che può arrivare al massimo fino a 8, ma nel caso normale il grado di branching sarà 0 o 1, qualche volta 2. Ecco, quindi non ci aspettiamo che questa procedura ricorsiva porti via 2 alla 16 di tempo. Aspettiamo che sia abbastanza lineare, nel senso che il numero di casi in cui ci sarà branching sarà limitato. Questo è un approccio. Poi la domanda che io mi faccio, e a cui saprò poi rispondere alla fine solo, è: ok, ma se io questa procedura ricorsiva riesco a farla veloce, presumo che sia relativamente veloce, ma la devo ripetere 600.000 volte. Allora, veloce quanto? Per risolvere questo ci calcola mezz'ora? Calcola 10 secondi? Calcola un secondo? Non ho idea, 600.000 è un bel numerino, no? Si arrotonda un milione. Vabbè, questo è un approccio. Altro approccio, che è quello che risolverò adesso. Altro approccio diametralmente opposto è partire dalla griglia. Allora, cerchiamo di partire dalla griglia, che è un po' quello che facciamo quando giochiamo a Razzle, no? Cioè, non è che in mente ci scorriamo tutte le parole dell'alfabeto, da abaco a zuzzurellone, e poi per caso, no, vediamo una lettera e diciamo, ma cacchio, partendo da lì magari si riesce a fare una parola. E quindi ti fissi su un punto della scacchiera e provi ad andare avanti. E vai avanti finché ti vengono in mente, poi noi fossimo bravi così, ma concettualmente un computer lo possiamo far fare, finché ti vengono in mente parole che continuano in quel modo. Allora uno potrebbe dire, parto dal lago, poi dovrò ovviamente provare a partire da tutti i punti possibili, ma partiamo da questo. A è una parola? Sì, no. In questo caso no. Nel nostro dizionario, non so perché non contiene le parole di una lettera. Ok, però ci sono delle parole che iniziano con A? Sì. Bene. Allora, AB è una parola? Sì o no?
Se sì, me la salvo e in ogni caso mi chiedo, ci sono delle parole che iniziano con AB? E quindi di fatto cosa sto cercando di fare? Sto cercando di esplorare, di costruire il grafo completo di tutte le possibili sequenze di lettere. Questo sì che è un bel 16 fattoriale. Ma fermarmi tutte le volte, in questa mia esplorazione, fermarmi ogni qualvolta trovo una stringa che non ha prosecuzione nel dizionario. Per cui se a un certo punto troverò ABF, mi fermo, perché non c'è nessuna parola nel dizionario che inizia con ABF. Quindi tutte le altre, qui ne ho fatto tre lettere, tutte le altre 13 fattoriali per mutazioni possibili che iniziano con ABF non le esploro. Ok? Quindi esploro la tabella alla cieca e uso il dizionario per bloccare la ricorsione, per bloccare la ricerca. E strada facendo, se mi imbatto in una parola che guarda caso esiste proprio uguale, me la salvo. La particolarità di questo gioco è che se trovi una parola, puoi comunque trovare una parola più lunga, quindi il fatto di aver trovato la parola non ti fa fermare la ricerca, no? Perché continui a vedere se riesci a allungarla, quindi ti fermi solo quando non trovi più parole che iniziano con quel prefisso. Qual è più efficiente? Non lo so. Io ne ho provato uno, magari possiamo provare anche l'altro e vediamo l'altro metodo e vediamo quale. Sono però due approcci molto diversi. L'unica attenzione, insomma, ragionamento che vorrei fare su questo secondo approccio, poi in realtà cominciamo a implementare il primo, è che avendo, quindi nella procedura ricorsiva mi costruisco gradualmente delle stringhe che siano appartenenti, è un po' come fare il tour del cavaliere, non cambia nulla, che appartengano a quel grafo. E lo so costruire con la mia procedura ricorsiva, i nodi visitati, i non visitati. Per ogni nodo è facilissimo chiedersi se la parola esiste nel dizionario, l'avrò messa in un sorted set, probabilmente dizionario, no? Abbiamo lavorato all'inizio del corso con quel dizionario e siamo accorti che alla fine, per quel tipo di struttura dati, un sorted set è ciò che calza più a pennello come efficienza. Quindi c'è questa parola? Sì, no? È velocissimo. Dietro c'è un tree set che è rapido a fare i test di inclusione. Ma la domanda a cui non è banale dare risposta è: nel dizionario ci sono parole che iniziano con questo prefisso? Cioè magari FE o FI non è una parola in sé, ma file lo è. Allora, come faccio, domandina così da pensare quando siete in pullman, come faccio in un sorted set di un dizionario a scoprire, data una stringa, se il dizionario contiene almeno una parola che inizia con quelle lettere? Asterisco, senza fare una ricerca esaustiva su tutte le parole, se no sono capaci tutti. Però questo lo lascio da pensare. Forse la risposta sarà, dizionario da solo non mi basta. Ok, ma proviamo al primo approccio. Sembra un po' più brutto forza, ma poi alla fine mi sono stupito anch'io di quanto sia veloce. Allora, io parto da un progetto che è uguale a quello che c'è sul sito. Questo prova mia, non guardatelo perché è una soluzione che ho provato a fare io. Che parte dal solito scheletro, chiudiamo tutto, se no non va bene avere già la soluzione fatta. Che parte essenzialmente dalla solita struttura che conosciamo. Nel senso che c'è un FXML con la griglia, c'è il DAO per accedere al dizionario. Allora, è ovvio che qua, dovendo fare molte volte, dovendo usare, ricercare molte volte queste parole, e poiché abbiamo già l'esperienza che quel dizionario ci sta tranquillamente tutto in memoria, la scelta che facciamo è quella di lavorare in memoria. Cioè mi carico l'intero dizionario all'inizio. Non faccio costantemente delle query al database, se no col cavolo che riesco a essere efficiente. Quindi in realtà in questo DAO io ho implementato un metodo solo che è un get all parole.
mi restituisce un bel sorted set di parola, di oggetto parola, che l'oggetto parola lo conosciamo già, conteneva un id parola e un nome, è come Bing, e l'unica operazione che faccio sul database è questa. No, il DAO contiene un metodo solo, che è questo, getAllParole. Poi ci ho messo un main semplicemente come test, come unit testing. No, quindi la parte di interfacciamento col database in questo caso è molto semplice. Il database stesso è semplice, la prima cosa che faccio è lo leggo tutto, con i metodi del DAO, col metodo del DAO. E poi la parte di interfaccia grafica, che è un pochino più complessa, ma neanche troppo. A parte il titolo, contiene, io ho messo un border layout in cui nella parte centrale ho questo controllo che si chiama grid pane, che è un pannello a griglia, che contiene al suo interno 16 text field. ABCDE, gli ho messo io delle lettere di prova a mano, no? A questo ho richiesto, so, una certa dose di pazienza, niente di più. Ho questi text field che avranno ognuno un suo ID, lo chiamate così, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 4.3, eccetera. Operazioni di pura pazienza. Non è il modo più furbo di lavorare, eh? Nel senso che per come strutturiamo l'esame ho fatto così in modo da farvi partire un FXML già fatto e finito. Se l'avessi dovuto realizzare per me come applicazione, io avrei fatto nell'FXML un grid pane 4x4 vuoto, senza niente, senza le caselle di testo, e poi nel metodo di inizializzazione del controller avrei fatto in modo che il controller dinamicamente generasse queste text field, no? E le posizionasse nel punto giusto, che è chiaramente molto più comodo che non farlo a mano, però qui siamo in un contesto un po' particolare. Quindi abbiamo queste 16 caselle di testo, ognuno si chiama in un modo diverso, purtroppo non è possibile schiaffarle tutte in una lista direttamente dall'FXML, dobbiamo dare i nomi separati e poi li raggrupperemo dopo, perché ci farà ovviamente comodo averli in struttura dati, non una per una sparse così. Due bottoni random e search e una text area sotto con il risultato, in cui vogliamo depositare il risultato, quindi relativamente semplice. Ok? Allora, il progetto, non mi ricordo più, sì, contiene già un primo abbozzo di main, che ovviamente non fa nulla se non caricare l'FXML e non far nulla ai bottoni, ovviamente, no? Così abbiamo eliminato anche un'altra causa di possibile blocco all'avvio del progetto. Quindi c'è già un main che non fa, meglio, un metodo start che non fa praticamente nulla se non inizializzare la scena. Okay? Allora, da dove partiamo? Beh, noi possiamo, beh, di sicuro dovremmo costruirci da qualche parte un modello dati che si va a leggere il database come prima cosa. Quindi nel mio metodo di avvio, prima di partire, dovrei andare a leggere il database e metterlo da qualche parte. Quindi devo creare una classe di modello e poi sicuramente una classe di controller che permette di reagire ai bottoni, come minimo, e avviare l'elaborazione. Quindi io la classe di modello la posso creare dentro magari il package principale, la chiamo model, tanto. E mi chiedo che cosa deve finire dentro questo modello. Beh, essenzialmente il modello deve ricordarsi il dizionario, prima di tutto.
Perché poi il controller avrà bisogno di questa informazione. Quindi, set è un sorted set di parola che è il dizionario. Quindi la prima cosa che il nostro programma può fare quando parte è usare il DAO per caricare dentro il modello il dizionario, l'elenco di parole. E questo lo possiamo far fare al main. Sto pensando se farlo fare direttamente qua nel metodo start oppure dentro l'inizializzazione del controller. È abbastanza. La differenza è che se lo faccio qui, durante il caricamento del database che richiede un certo tempo, non vedo nulla sullo schermo, la finestra non compare ancora. Se lo faccio dentro il controller, compare la finestra, anche se questa finestra sarà ancora bianca, vuota, non ancora operativa, mentre carica il database. Ma differente, facciamolo qui, via. La soluzione che ho fatto prima era diversa, ma allora devo crearmi, mi creo un nuovo modello non works. E poi cerco di popolare quel modello col database, per cui non voglio inquinare troppo il metodo start, quindi mi faccio un altro metodino, load dictionary, dizionario, a cui passo il modello, che non fa altro che chiamare il DAO. Ma facciamo così, facciamolo ritornare. Non fa altro che richiamare il DAO, parole DAO, new parola DAO, set di parola lista uguale new uguale DAO.getAllParole return lista. Che void. Mica stiamo scrivendo in C. Allora, qui bisognerà un pochino convincerlo che set è java.util e parole è bin.parola. Sì, non è model. Quindi chiamo il DAO, mi faccio dare l'elenco delle parole e lo salvo dentro il modello. Se il dizionario non l'ho ancora fatto nel modello, lo faccio subito. Salvo di qua, salvo di là. Sort set. Quindi come prima cosa abbiamo chiamato il dizionario, ce la siamo cavata semplicemente usando il DAO che aveva già esattamente il metodo che ci serviva. E quindi dal nostro metodo start non possiamo fare altro che
chiamare load dizionario passando il modello che abbiamo appena creato. E questa è la prima cosa che il modello deve conoscere, l'elenco delle parole. Poi abbiamo un'altra informazione che il modello ovviamente dovrà conoscere per poter lavorare, che è l'elenco, cioè la configurazione della griglia. Quali lettere ci sono? Ok? Allora, come la possiamo organizzare questa struttura dati? In realtà noi abbiamo due problemi che in realtà sono paralleli. Noi abbiamo su una griglia che ha determinate coordinate delle caselle di testo che attualmente sono accessibili in modo molto scomodo perché sono tante variabili separate. Non ci sono ancora perché non abbiamo ancora fatto il controller, ma salteranno fuori così perché sono tante caselle di testo indipendenti. E vorrei accedere in modo strutturato. Questo per gestire l'interfaccia grafica. Per gestire l'algoritmo, quindi dentro il modello, avrò bisogno di un'informazione del genere. Su una griglia metto delle lettere alfabetiche. È vero che le lettere sono dentro la casella di testo anche, però vorrei evitare che tutta la parte di algoritmo dovesse pacioccare con le caselle di testo, con gli oggetti JavaFX. No, vorrei che l'algoritmo potesse lavorare direttamente sui dati senza sapere neppure quasi, no, che questi sono anche visualizzati su una casella di testo, dentro una casella di testo. Per rendere l'algoritmo più facile da implementare, non è che devo ogni volta pensare qual è la property JavaFX che va a prendere il valore. Allora, quello che mi viene in mente è di creare due strutture dati parallele, direi due mappe. Una prima mappa che, date le coordinate di una cella, mi restituisce la casella di testo. E un'altra mappa che, date le coordinate di una cella, mi memorizza la stringa, la lettera. Questa seconda mappa la memorizzo dentro il modello, che contiene pulito la configurazione della scacchiera in termini di stringhe. L'altra mappa è semplicemente una struttura dati di appoggio che metterò dentro il controller per facilitare l'accesso alle caselle di testo, con dei loop essenzialmente. E farò in modo che le chiavi di entrambe le mappe siano la stessa, siano uguali, in modo che sia facile poi passare da una all'altra. No? Come chiave in entrambi i casi ho le coordinate di un punto. Questa è la soluzione. Uno potrebbe fare anche un array bidimensionale, ma poi diventa più anche noioso da attraversare. Allora, questo vuol dire che ho bisogno, se voglio fare delle mappe la cui chiave sia la coordinata, è crearmi un oggetto che rappresenti la coordinata, XY, riga colonna. Ok? Poiché non voglio lavorare con numeri da 1 a 16 per indicare le caselle, perché poi divento cretino a capire chi è sopra e chi è sotto, se lavoro in modo lineare, potrei anche farlo, ma lavoro in modo bidimensionale. Quindi mi creo una piccola classe, se ne abbiamo già fatte 10 simili, ma che chiamo posizione all'interno della cella, e conterrà la riga e la colonna. Così è un oggetto che posso usare come chiave. E una volta che ho scritto questo, il resto è farsi generare il codice. Quindi getter e setter di colonna e riga. Devo generare il costruttore. Dove è andato? Costruttore, che prende ovviamente entrambi i campi. E poi, dunque, poiché questa cosa qua la userò come chiave in una tabella, in una mappa, come minimo devo implementare l'equals e l'hash code. Quindi generate hash code and equals usando entrambi i campi, perché ovviamente due celle sono uguali, se hanno uguale sia riga che colonna,
non ci sono campi inutili o campi di accessori qui dentro. Boh, con una serie di click di Eclipse abbiamo creato tutto. Non è, in questo caso non devo generare anche comparable o altro perché non ha senso confrontare in ordine crescente o decrescente delle caselle, quindi non mi interessa. Magari mi creo ancora un toString via, perché mi servirà. In debugging mi fa comodo poter stampare le coordinate di una casella come riga, virgola, colonna. Ok? Allora, con questo oggettino possiamo effettivamente crearci la nostra... aggiungere al modello una seconda informazione che è la configurazione attuale della scacchiera, che sarà ovviamente una mappa di che cosa? Che ha come chiave la posizione e come valore una stringa. O sbaglio? Ovviamente questa mappa dovrò popolarla andando a vedere cosa c'è nell'interfaccia grafica, cioè prima di cominciare l'algoritmo la prima cosa che faccio è travasiamo i dati che servono, essenziali, solo le stringhe, dentro questa mappa e poi facciamo partire l'algoritmo di ricerca. Ok? Quindi anche qua mettiamogli pure i getter e setter di questa campo board. Popolare la mappa ovviamente ci penserà il controller che deve iniettare i dati dentro il mio modello. Ecco, se abbiamo questo in realtà possiamo già cominciare a scrivere l'algoritmo. Perché poi il lavoro di interfaccia sarà mettere dentro board le lettere giuste, ma l'algoritmo può già partire. Potremmo già cominciare a realizzare. E come? Beh, potremmo a questo punto anche implementarlo dentro il modello volendo. Un metodo che restituisce la lista delle parole trovate. Una lista di parola di tutte le parole trovate nel dizionario. Questo metodo, cominciamo a immaginarcelo, dovrà per ogni parola del dizionario andare a cercare se questa esiste. Proviamo a scriverlo. È un metodo che i setter e getter li lasciamo in testa, i metodi furbi li mettiamo sotto. Sotto questa riga mettiamo i metodi veri. Quindi è un metodo ovviamente public, ritorna una lista di parole. Oppure un sorted set di parola, questo possiamo deciderlo dopo, non so bene ancora quale sia meglio. Visto che tanto le parole cercherò in ordine alfabetico, quindi se le metto in una lista me le trovo già in ordine alfabetico, non ha senso chiedergli di rimantenerle ordinate quando in realtà sono già ordinate. Ma, find parole. Diamo search, che è più bello. No? Beh, è l'idea più di lanciare la ricerca. Allora, a questo punto, questo metodo qui prenderà uno per una le parole del dizionario e cercherà se ci sono nella griglia. Quindi, la lista me la creo, che contiene il risultato,
me la creo. Linked list vuol sapere cos'è. Se va male, la lista avrà 0 elementi, se va bene troverà qualcosa. Come faccio? Beh, vado a vedere tutte le parole nel dizionario. Esiste parola DP, allora risultato punto add DP. Dove esiste parola è il mio algoritmo di ricerca, che sulla board, che già conosciamo, qui siamo dentro il modello, cerca se c'è quella parola specifica. Adesso gli ho passato un oggetto parola, avrei anche potuto passargli semplicemente il nome. Anzi, forse passiamogli il nome. Così l'esiste parola è ancora più stupido. Riceve una stringa, non deve neanche sapere da dove arriva questa stringa. Questo metodo ovviamente verrà poi richiamato dal controller quando l'utente schiaccerà il bottone search, e il risultato verrà usato dal controller per popolare la casella di test. Esiste parola? La creiamo. Qua sotto è un metodo booleano, prende come parametro un nome. E questo fa il lavoro vero e proprio. Allora, abbiamo aperto un po' di strati di cipolla finché non siamo arrivati al nodo. Adesso la board non l'ho ancora popolata, non l'ho ancora riempita, ma anche perché me la devo fare il controllo, questo lavoro. Ma immaginiamo che ci sia questa map che contiene esattamente 16 elementi, che ha come chiave tutte le possibili combinazioni riga-colonna e come valore le sono stringhe, no? Tutte le lettere che sono presenti sulla casella. Allora qui ho l'algoritmo ricorsivo che dice, va bene, andiamo a vedere innanzitutto delle 16 caselle da quale posso partire per cercare la mia parola. E vado a cercare quali sono le caselle della mappa che contengono una lettera uguale al primo carattere della parola da cercare. Se la parola è elefante, cerco nella mappa se ci sono E delle E. E solo a partire dalle E, ovviamente, lancerò una ricerca. Ok? Quindi, prendiamo tutte le celle della scacchiera, quindi abbiamo tutte le posizioni P nella scacchiera board, e mi chiedo, ma cos'è che non mi piace di board qua? Ah no, scusate, board è una mappa, quindi key set. Tutte le posizioni che sono state memorizzate nella scacchiera, mi chiedo, ok, ma questo carattere è uguale al primo carattere della stringa? Allora, se il carattere della scacchiera è una stringa dentro la mappa, ovviamente il primo carattere di questa stringa, quindi abbiamo board.get di p.charat di 0. Il primo e presumibilmente unico carattere di questa stringa è uguale a chi? Al primo carattere della nome?
Perché se no non mi interessa. Se no non mi interessa attivare una ricerca partendo da quella cella. Adesso commento tutte le parole, dovrei scrivere nel codice, ma non riesco a fare entrambe le cose contemporaneamente. Quindi sto identificando tra tutte le 16 caselle, tutte le caselle della mia scacchiera, della mia griglia, quelle il cui carattere, primo carattere contenuto è uguale al primo carattere della stringa nome da cercare. Ok? Su queste devo fare ricerca. A questo punto ho una casella che è un potenziale punto di partenza. E qui devo attivare una procedura ricorsiva. Procedura ricorsiva che cosa dovrà fare? Ricorsivamente dovrà chiedersi, ok, bene, ma nei vicini di questa c'è una cella che contiene la seconda lettera? Questa è la domanda ricorsiva da farsi. La successiva lettera. Nei vicini di questa, ad esclusione delle celle già visitate. Quindi le procedure ricorsive devono sapere quali celle ho già visitato finora. Vabbè, uno schema già visto. Mi creo un insieme di posizioni già visitate. java.util.set java.util.set vuoto, e prima di visitare una casella ovviamente smarco quella di partenza come visitata per non tornarci sopra, faccio la chiamata ricorsiva e poi la smarco. Quindi per marcare una casella visitata la posso aggiungere all'insieme e poi la toglierò. Provo a far cosa? A lanciare la procedura ricorsiva e questa procedura ricorsiva che cosa ha bisogno di sapere? Beh, ha bisogno di sapere sicuramente la posizione da cui partire, P. Ha bisogno di sapere la stringa in cui cercare, nome. Avrà bisogno di sapere a quale carattere sono già arrivato. Quindi ho già fatto lo 0, parti dall'1. E ha bisogno di conoscere quali caselle sono già state visitate. E qui stiamo attivando la ricorsione, no? E l'avremmo trovato? Boh. Ovviamente, se trovato, allora usciamo dalla ricorsione. Cioè, la mia esiste parola mi chiede, esiste una parola, questa parola sulla matrice? Io appena lo trovo, appena, diciamo così, tutto il castello ricorsivo mi dice che l'ho trovato, mi fermo. Perché magari ne esiste in più di un posto, ma non mi interessa. Quindi non ho interesse a continuare la ricerca dopo che la parola l'ho già trovata. E invece se nessuna chiamata ricorsiva mi darà mai che ha trovato, allora ritorno falso. E questo a meno di errori è, diciamo così, il lancio della procedura ricorsiva che possiamo creare subito sotto. Che ragionerà nello stesso modo.
Allora, cosa ha questa procedura ricorsiva? Parte da una posizione P, sa già che i primi caratteri della stringa sono già stati trovati in qualche cella. Sono arrivato fino alla posizione P, vedendo già un certo numero di caratteri, i caratteri, i meno 1 caratteri in realtà, cioè fino alla posizione di meno 1, e mi chiedo, ma intorno a questa P c'è il carattere successivo? Andiamo a cercare. Intorno a questa P, maledizione, come faccio a sapere quali sono le celle intorno a una cella data? Sopra, sotto, sinistra, destra, di qua, di là, di su, di giù. Sono 8. Ma io non ho voglia di farne 8 qua, di fare 8 if qua sotto. Allora, magari sto lavoro qua di trovare le celle vicine, glielo chiedo all'oggetto pose, che mi dica quali sono le sue celle vicine. Cioè, alla fine ciò che devo fare è questo. Vediamo se ci sono delle posizioni Q che siano vicine a P. PQ, no? Il passo dalla posizione P alla posizione Q. Le posizioni Q che mi interessa considerare sono solo quelle vicine a P. E che non siano ancora state visitate e che contengano la prossima lettera dell'alfabeto. Quindi tutte queste celle vicine a P, nell'intorno di P, mi interessa, innanzitutto, andrò avanti se innanzitutto Q non è ancora stata visitata, not visited.contains di Q, e quindi non l'ho ancora visitata e contiene la mia lettera. Quindi board.get di Q.charat di 0 uguale a questo punto all'iesimo carattere della stringa. Allora, se sono verificate entrambe le condizioni, cioè Q, la casella verso cui sto cercando di muovermi, non è ancora stata visitata, e guarda caso contiene proprio la lettera che mi serve, che è la prossima lettera nella stringa, ricordiamo che prima avevamo controllato il carattere 0 della stringa e abbiamo iniziato la ricorsione passandogli 1. Quindi questo i è l'indice del prossimo carattere che devo considerare. Allora, tutto questo mettiamolo in un commento. Cerca nella griglia board la presenza della parola nome. Allora, P è ovviamente la posizione a cui è arrivata, alla ricerca. Nome, la stringa da cercare. I è il prossimo carattere da posizionare. E visited insieme delle posizioni già visitate. Quindi abbiamo anche un pelo di documentazione per ricordarci se i che cos'è. Allora, se ci interessa questa casella, andiamo giù di ricorsione. Andiamo giù di ricorsione facendo esattamente la stessa cosa che facevamo nella procedura principale. Marchiamo Q come visitata per poi ovviamente toglierla subito dopo aver fatto ricorsione e attiviamo la procedura ricorsiva.
a cui ripasso Q come punto di partenza, ovviamente, non più P, no, vai avanti da Q. La stringa è sempre la stessa, I sarà I più 1 e visited ovviamente lo passo giù. If trovato, return true, per interrompere la ricorsione non appena ho trovato una parola, e altrimenti return false. Cosa mi manca? Mi manca celle vicine ovviamente, vabbè, lo implemento, non ci vorrà tanto. E mi manca ancora una cosa chiave, cioè la condizione di terminazione di questa ricorsione. Cioè quando è che viene generato il true? Allora andiamo lassù. Quando è che ho trovato la parola? È quando nei livelli ricorsivi precedenti ho esaurito tutte le lettere che avevo, giusto? Se mi dicono posiziona la sesta lettera e la stringa ne aveva 5, evviva! Vuol dire che se mi chiedono di posizionare la sesta, i livelli ricorsivi precedenti ne avevano già posizionate 5, cioè tutte. Quindi la terminazione della ricorsione è se per caso mi chiedi di posizionare una lettera I che sia maggiore o uguale alla dimensione del nome, allora, scusami, ma già, abbiamo già vinto. Giusto? In realtà dovrebbe essere uguale, il maggiore uguale lo metto proprio solo come protezione nel caso in cui qualcuno mi passasse una stringa vuota, da cui questa non ha dei controlli. No? Sembra quasi strano, dico, ma come hai vinto quando... Eh sì, quando non hai più caratteri nella stringa, perché il tuo lavoro è consumarla questa stringa, quando l'hai consumata tutta sei arrivato in fondo. Il problema è quando non riesci a consumarla tutta. Ti fermi a metà perché in questo ciclo qua non trovi nulla e quindi non fai ricorsioni successive e quindi non riesci a incrementare la I. E celle vicine, beh, semplicemente mi restituirà una lista delle celle adiacenti a una cella data, ragionando sulle coordinate. Quindi sarà un metodo che restituisce ovviamente una lista di pose sono nel metodo, sono nell'oggetto pose, a questo punto e qui faccio il lavoro sporco, scusatemi, ma di lavorare sugli indici, riga e colonna, e qui forse l'unico punto del modello, della parte algoritmica, in cui devo per forza sapere quanto è grossa la griglia. Perché per sapere se c'è la casella a destra o in basso, devo sapere quante righe e quante colonne ho. Quindi mettiamogli una bella costante, mettiamola public perché secondo me ci serve da qualche parte. Qui non ha tanto senso parametrizzarlo più di tanto, il nostro programma, perché dall'altra parte c'è l'fxml che è rigido, è 4x4. Anche se la parte algoritmica non ci vorrebbe nulla far sì che questa, anziché una costante, fosse una variabile, dico ok, risolvimelo nella griglia 8x8, ma poi dovrei poi generare dinamicamente tutta l'interfaccia utente, cosa che non stiamo facendo, sarebbe un altro programma. Quindi celle vicine cosa fa? Va a generare tutte le possibili celle vicine, non so come altro dirlo, che ne so, possiamo farlo da i che va da meno 1, i minore o uguale 1, i più più, for j
uguale meno 1, j minore uguale 1, j più più. Allora, esiste una cella vicina quando riga più i e colonna più j, quindi sono sulla posizione riga colonna, che è questo oggetto qua, posa è fatto di riga colonna. Allora, sommo un i alla riga, e questo i può essere meno 1, 0 più 1. Sommo un j alla colonna, che può essere meno 1, 0 più 1, e vado a vedere se la somma riga più i, colonna più j, sta ancora dentro la griglia. E ovviamente se anche che i e j non siano contemporaneamente 0, se no ritorno a me stesso. E questo lo restituisco come lista. Quindi list pose vicini uguale new ArrayList return vicini. Qui siamo nell'oggetto pose, non ha nessuna nozione di caselle già visitate o no, è una nozione puramente strutturale della matrice, della adiacenza tra caselle. Allora mi chiedo se i è diverso da j innanzitutto. Poi, la riga ci sta nella matrice, quindi la riga più i è maggiore uguale a 0 e la riga più i è minore di board size e stessa cosa sulla colonna. Devono essere tra 0 e 3, no? 4 meno 1. Maggiore uguale 0, colonna più j, maggiore uguale 0, e colonna più j, minore di board size. Se è così, la nuova posizione i più j, riga più i, colonna più j, è una cella valida. Quindi avrò la posizione nuova, è una new pose row più i col più j e vicini.add di nuova. Salvo bacchetti nascosti, sembra abbastanza diretta. Sì. Perché se no mi ritorno a me stesso. Infatti, if i è diverso da 0, or j è diverso da 0, certo. Quindi, almeno uno dei due deve essere diverso da zero. Quindi non ritorno a me stesso. Certo, ho sbagliato, clamorosamente. E la loro somma deve essere ancora nella griglia. Ok? Va bene. A questo punto potremmo quasi provarlo, nel senso che la parte algoritmica, se va bene, funziona. Non possiamo provarla solo perché non abbiamo ancora un valore dentro board. Ma questo è lo scopo dell'interfaccia grafica. Quindi, se tutto va bene, noi potremo anche questo metodo. Search parole funziona se il dizionario è già stato caricato e se la board è già stata caricata. Quindi non possiamo provarlo stand alone questo modello. Dovremo, o scriviamo un main che si carica lui, una board e un dizionario
indipendentemente, allora potremmo anche provarlo così, separatamente, dall'interfaccia grafica. È stato pensato per non avere nessun riferimento all'interfaccia grafica questo. Ok, quindi possiamo dimenticarcelo per un attimo e tornare all'interfaccia. Di che cosa abbiamo bisogno? Beh, abbiamo bisogno sicuramente di definire un controller, che io qua non avevo definito, vedere che gli FXID ci siano di tutto ciò che ci serve, eccetera. In modo da poter poi generare il controller, possibilmente giusto quasi al primo colpo. Allora, diciamo, metto per comodità, do un nome chiamato the root all'elemento radice della vista, perché magari mi serve. Questo qui, button random, ce l'ha già, button search ce l'ha già il nome, va bene, le caselle si chiamano in questo modo indegno e va bene, la casella di testo, ah, non ce l'aveva, text result, o chiamiamola anzi, area result. Perché i txt sono i vari bottoni, l'area invece è questa sotto. Quindi abbiamo gli elementi che ci servono, dobbiamo definire il controllore e gestore di eventi. E così chiudiamo l'fxml e andiamo a generare il controller. Allora, il controllore lo definiamo, si definisce nelle proprietà dell'elemento radice, controller class. Lo possiamo chiamare, vediamo come si chiama il nostro package, lo mettiamo qua dentro, it.polito.words.gui controller. it.polito.words.gui controller. Okay. E poi, definito il controller, perlomeno dobbiamo generare associare un evento al tasto random, on action do random fill e sul search è un do search. Le uniche azioni che coinvolgono il controller sono ovviamente la gestione delle pressioni di questi due bottoni. Poi l'utente, questi sono text field normalissimi, quindi l'utente può scriverci dentro qualche cosa. Poi speriamo che ci scriva dentro delle lettere maiuscole di un carattere solo. Dovremmo ovviamente controllarlo e verificare che, però questo non ci sta di sicuro nel tempo che abbiamo a disposizione. Però lasciamo l'utente libero di scrivere ciò che vuole in queste caselle. Questo lo posso salvare e lo uso a questo punto per farmi generare il controller, che in questo package GUI l'abbiamo chiamato semplicemente controller per non dargli troppa importanza, copia e incolla, gli metto dentro questo. Allora, cosa mi ha generato? Un delirio, perché ovviamente oltre all'area result e i due bottoni random e l'elemento radice che avevo già, cioè che ho indicato, poi ci sono tutti e 16 le caselle di testo, perché lui in automatico le genera, e poi ho lo scheletro dei gestori di evento, do random fill e do search, e poi il mio caro metodo initialize. Allora, metà del lavoro che ci serve è per capire come fare a gestire in modo più umano questi txt. Allora, come forse ho già accennato all'inizio, il primo metodo che mi è venuto in mente è, ma anche qua perché non facciamo una mappa? Che anche lei le posizioni e la popoliamo con i riferimenti a questi txt. Perché sennò txt 1.1, 1.2, non è che posso mettergli un ciclo for. Allora, io posso pensare di avere dentro il controller una mia bella variabile private, vabbè, ovviamente sicuramente avrò un riferimento al modello. E questo non me lo toglie nessuno. Poi posso però
memorizzarmi qualche cosa che mi faciliti il mio compito di interfaccia utente. Map, pos, virgola, text field, caselle. Questo è un java.util, vieni, chiedimelo, e pos è bin.pos. Qui non sto replicando una cosa che c'è già nel modello. Il modello ha un suo senso, ho semplicemente i caratteri delle stringhe. Qui mi trovo un metodo veloce per andare a prendere quelle caselle di testo. Uno potrebbe dire, ma scusa, non puoi fare una mappa unica in cui ci metti un oggetto che abbia sia questo riferimento alla text field sia alla stringa? Sì, potrei anche, però poi non saprei dove metterla. A chi appartiene, all'interfaccia o al modello? Fanno due lavori diversi. Se poi supponete che magari l'interfaccia utente decidiamo di cambiarla completamente perché anziché tanti text field mettiamo dei menu, delle choice box, questo cambierebbe di sicuro, ma dall'altra parte del modello non vedo perché dovrebbe essere influenzato. O dei bottoni, ma se uno gioca a razzo al vero, deve mettere il bottoncione bello grande con la lettera, è un button, non è più un text field. Perché lì non lo puoi cambiare tu. No? Quindi cerchiamo di mantenere separate le cose quando non è necessario metterle insieme. Il model, vabbè, gli mettiamo getter e setter. Questa mappa non ha bisogno né di getter né di setter perché è una roba sua, interna, solamente controller lo userà. E quindi il metodo initialize, oltre a tutte queste cose che fa da solo, deve creare questa mappa di caselle. Come? Vabbè, la mappa creiamola, uguale new mesh map, post text field, l'ha bloccato, giusto, e poi? E poi caselle punto put nella posizione 00 txt 11. No? E così via copia incollando. Nella posizione riga 0 colonna 1 txt 12. Poi mi morderò le unghie o le dita o quello che volete per aver nominato le caselle 1,1 e invece le posizioni ovviamente partono da 0. La casella non l'ho chiamata 0,0, ma quindi di sicuro nel fare copia e incolla ci si incasina, ma vabbè. Questo è il modo. Lo faccio una volta sola, ma poi non ci penso più, queste variabili txt non le userò mai più. Ok? E questo ho fatto la prima riga, dovrò fare la seconda riga e così via. Mi viene a dire, in sede d'esame farei così. Metodo vecchio ma sicuro. C'è un modo più furbo, vi spendo solo un secondo per farvelo vedere dalla mia soluzione. Lasciamo perdere che qua i nomi degli oggetti sono leggermente diversi, ma è questo. Ricordate all'inizio del corso che prima di imparare il controller, l'iniezione di elementi, eccetera, usavamo un metodo che si chiamava lookup. E a questo metodo lookup, per trovare un elemento, passavamo diesis nome dell'elemento, l'id dell'elemento stesso. Quel metodo lookup in realtà non era che un caso particolare della ricerca in base a un selettore CSS. Adesso ve lo posso dire perché CSS li ho e ve li ho già fatti, vero? Allora, il metodo lookup ricerca all'interno dei nodi della scena
il primo nodo che ha un selettore CSS che corrisponde a quello che volevamo. E questo è il perché del diesis iniziale, perché facciamo una ricerca per ID. Potremmo fare una ricerca per classe, allora abbiamo messo su punto. C'è il metodo anche lookup all, che è qua, che non restituisce solo il primo elemento che corrisponde al selettore CSS, ma tutti. Allora io mi posso costruire il selettore CSS degli elementi che mi servono, grid paint text field. Questo è un selettore basato su elementi, eh? Questo è un nome di elementi, come quando in HTML si fa div p, tutti i paragrafi p all'interno di un div. Non usa né ID né classi, semplicemente l'element name. Ogni elemento text field che si trovi ad essere dentro un grid pane, A, spazio B, contenimento, ogni elemento text field figlio di un grid pane, lo voglio, e dammelo in una lista. Ovviamente me lo restituisce come node, perché lookup all non sa che cosa trova, quindi restituisce sempre dei node, quindi bisogna fare un po' il casting. E poi, allora, a questo punto, nella mia mappa, posso tranquillamente navigare questo insieme. Per farlo mi sono dovuto salvare il riferimento a un nodo che sicuramente contenesse quelli che cercavo, perché è il punto di inizio della ricerca. Quindi il 0.8 basterebbe anche il grid pane, ma già che ci sono, prendo la radice e cerco lì. Ok? Quindi possiamo anche fare così. Quindi qui potremmo mettere e così via per altre 12 celle. Oppure dimenticare questo e farlo, no? Via lookup. Quindi posso avere l'elenco di nodi i campi ottenuto come ricerca lookup dei selettori che sono grid pane text field list, ovviamente java.util node è javafx.scena. Ah, restituisce un set, scusate. E quindi a questo punto posso popolare la casella con un oggetto pose. Io ho quindi for node n campi. N sono le singole caselle di testo, ovviamente è di tipo node, quindi devo convertirlo in text field. Faccio un casting sapendo che dovrebbe essere proprio quella sottoclasse lì e non un'altra sottoclasse di node, perché il selettore dovrebbe istituirmi solo quello, e poi lo voglio aggiungere alla mappa. Il problema è quali sono. Lui mi restituisce tutte le caselle. Quali sono le coordinate di queste caselle? Quel node lì, come faccio a chiedere al node dove sei messo tu nella griglia? Perché mi serve per dargli la pose. No? E questo, vabbè, si può fare. Dunque io andiamo a prendere. C'è un metodo statico di grid pane che si chiamano get row index e get column index. Quindi in questo caso direi che la posizione è un nuovo oggetto pose che ha come riga l'indice di riga di questo text field e come colonna
la colonna di questo text field. Fatto questo, è facile inserire nella mappa, in questa posizione, il mio text field. Allora, perché ho detto che in sede d'esame avrei fatto la prima? Ma perché sono sicuro che con 2 minuti di copia e incolla me la cavo. Qui ovviamente il risultato è migliore, perché vado a interrogare la scena, vado a trovare gli oggetti, però richiedeva di andarsi a scoprire, pensare in termini CSS, cosa che adesso sapete fare, quindi fare un lookup degli elementi, e questo sicuramente teniamocelo da parte come tecnica utile, ma poi bisogna andare a vedere la documentazione del grid pane per sapere quali sono, poi dove sono memorizzate le colonne e le righe degli elementi, e questo rischiava in sede d'esame di portare via più tempo che non i copia e incolla becero. Quindi ve le lascio entrambe. Allora, fatto così, dovremmo aver inizializzato le variabili che servono al controller, ci rimangono 10 minuti di lavoro, ma che dobbiamo rimandare fino a domani, semplicemente per agganciare il bottone random e il bottone search a ciò che abbiamo già nel modello. Ok? Oggi devo lasciarvi.